Luci Aparo, presidente della Musa d'Argento a Vittoria. Primo casting 2017, è una lunga avventura, quindi adesso sarà lei che parlerà direttamente ai nostri telespettatori. Tantissimi casting in previsione in tutte le regioni d'Italia, per cui tutti i talenti vi aspettiamo numerosi, una grande vetrina, dei grandi talenti e tantissime novità che vi daremo man mano che andremo avanti con i casting. Accanto a me c'è il bellissimo attore Amedeo Bianchimano, molto bello, troppo gentile, ve lo assicuro, da vicino è ancora più bello. Grazie. Dai. Amedeo sarà con noi in giuria in questo primo casting. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Vittoria per il patrocinio, la Proloco di Vittoria e la preside dell'Istituto Caruano. Quindi il tuo sogno, il tuo successo, protagonista, il talento, vi aspettiamo numerosi. Amedeo Bianchimano, ospite qui in Sicilia, ti abbiamo accolto con un sole splendente, ma tu qui che cosa ci sei venuto a fare? Beh, io sono prima di tutto onorato di essere qui oggi, perché ho avuto il piacere di conoscere delle bellissime persone e di venire a contatto con un evento molto innovativo, molto interessante, che dà spago, dà spicco anche a giovani talenti che magari non hanno la possibilità di spostarsi a giro per l'Italia e quindi sono molto felice di essere qui e rappresentare me stesso, ovvero un attore emergente, sto facendo le mie esperienze sia a livello pubblicitario, quindi ho diciamo prestato il mio volto per vari spot per Mediaset insieme a Luca e Paolo, ho fatto uno spot internazionale per la Cameo con un regista spagnolo molto bravo che si chiama Nicolas Caicoia, e quest'anno ho avuto finalmente il piacere di ottenere un ruolo da coprotagonista in un lungometraggio drammatico che parla di migrazione, che è tra l'altro un tema molto delicato che tocca le vite di tanti italiani, soprattutto in questo momento, e è la storia di giovani e meno giovani italiani che si ritrovano a dover affrontare una crisi ormai troppo forte e decidono di scappare da questo paese, di partire per un nuovo posto che magari gli può offrire qualcosa di più. E il bello è che la situazione si ribalta, ovvero che siamo noi italiani a dover emigrare verso magari l'Albania, verso la Turchia, verso paesi che fino ad ora noi abbiamo quasi ospitato, e quindi sono molto felice. No, non è un gioco. Averci permesso di sostenere, anche se in piccola parte, col nostro patrocinio questa iniziativa in cui crediamo per la profondità, per lo spessore e per le prospettive che darà. Ci auguriamo che si ripeta per gli anni successivi, perché è un evento che crescendo potrà portare lustro alla città e ai nostri giovani. Grazie. Un evento importante che vede l'amministrazione comunale patrocinare questo appunto evento che segue e cerca quelli che sono i talenti nell'arte della musica, dello spettacolo, e appunto volano di nuove idee e di spinta per quelli che sono i talenti futuri. L'amministrazione è presente, quindi porto i saluti del sindaco, dell'avvocato Moscato, il quale non può essere presente per impegni istituzionali, a me anche il sabato, e quindi un grande in bocca al lupo a queste nuove speranze. Una vera vita.